Vattene a quel paese, te, la coroncina, il giacchettino di puro cashmere, tuo padre e tutta la famiglia tua. E poi la padrona, esasperata proprio. La Pola avesse sperata quanto ti pare, ma se offendi la mamma passi dalla parte del torto. Io ho capito, ma te c'è presente su madre, che è Elena de Troia. L'ho presente, ma non vuol dire nulla. La mamma è sempre la mamma. Elena è una donnaccia, un tegame, ma alla sua figlia lei è un tegame, glielo devi dire, io la penso sì. Allora, dillo a Omera Euripide, non veni a di a me, perché sono loro che hanno messo in piazza affari di sta povera donna, mica io. Ma dai, che gira e rigira, la volpe è sempre dei piani superiori, Ah, eh? O la guerra di Troia è partita di lì, E chi lo mise il pomo della discordia? Una dea cacacazzi non era stata invitata alle nozze di Peleo e Teti, no? E cosa c'era scritto sul pomo? non lo so. Alla più bella tra tutte le dee. E siccome non si mettevano d'accordo su chi fosse la più bella, fecero pari dei giudici di bellezza. E lì bada tutte, eh? Tutte cercarono di corromperlo. Era l'offrisorte. Era un principe, era il figliolo di Priamo, i vaini uscivano dalle orecchie. Atena lo offrì l'intelligenza, e quello manca posso offendere la sua orgogliosa di essere imbecille. E Afrodite, furba, lo offrì di fare l'amore con la coelena, la donna più bella del mondo. Capito? Quindi capito, Elena. Elena è stata solo una vittima di un abuso di potere. Rapito anche perché davanti alla sua figliola tutti questi luoghi comuni a me non mi stanno bene. E poi anche davanti a Menelao, sempre a fare quel gesto. Quale? Questo vedi. Oh, come fai le corna spunta però, eh. Ho con me mio figlio. Ho scoperto la casa dove l'avevi fatto nascondere. Speravo che i tuoi amici l'avrebbero salvato, eh? Ma io, Menelao, sono più furbo di te. Sembrare grande la vita di uomini da niente. Sei stato tu a conquistare Troia, insulso insetto. No, no.